Star e con la pedaliera. Tieni sempre questa blu, hai tutti i posti. Tele 336, vento calmo 1027 LAC, rullo lato destro, riporta 1027 LAC, 36 pista in uso, riporterà appena pronto. Cari amiche e cari amici, siamo qua nel piazzale antistante la Aeralpi insieme all'amico Alessandro Marangoni, vicepresidente di Aeralpi, e diciamo è per questo che vorrei intervistarlo oggi, un grande appassionato del volo in tutte le sue forme. In particolare, quello lo vediamo alle spalle, questo Yak 52, una macchina meravigliosa. All'interno della gara abbiamo visto prima lo Yak 50, quindi due macchine che rappresentano un po' la storia dell'aviazione russa. E quindi chiediamo ad Alessandro un po' che ci racconta come è arrivato con queste macchine e come ha rappresentato per lui evidentemente un impegno significativo anche in termini di tempo. Allora, la macchina mi ha entusiasmato ancora da molti anni fa, l'avevo vista, l'ho seguita un po', ne ho seguito la storia, un po' una storia affascinante, una macchina d'addestramento russa degli anni 50 e in su, più verso gli anni 60 e 70. È una macchina che ha utilizzato la DOSAF per addestrare piloti che poi passavano sui MiG e sui vari aeroplani destinati ad uso militare. Ecco, la macchina è una macchina che ha il suo fascino, appassionante, bella, un bel sound, un bel motore stellare a 9 cilindri e che dà delle buone soddisfazioni. Si può fare anche un po' di acrobazia con questa macchina. Sì, si può fare acrobazia, diciamo, la si fa un po' tutta, in quanto una macchina che la sta utilizzando tuttora la Yak Italia con degli altri e facendo dei bei numeri con questa macchina. Di che anno è questa macchina? Allora, che anno risale? È abbastanza recente, una macchina degli anni, credo tra le ultime fatte, forse anche no, a metà dai. Sì. È una macchina degli anni 80 questa qua, quindi costruita negli anni 80. E diciamo, il motore è un motore da 360 cavalli, il peso non è leggerissimo proprio, però se li porta a spasso molto bene. E è un biposto? Che dire, questo è un biposto, sì. La macchina è nata come addestratore, in quanto il posto davanti di pilotaggio, il posto posteriore, con tutti i comandi ovviamente funzionanti, è il posto dell'istruttore. Sembra una macchina storica, ma in realtà è una macchina ancora una macchina ancora una macchina ancora recente, diciamo. Assomiglia un po' a una macchina storica degli anni 40 o subito dopo. La tecnologia, diciamo, è rimasta quella. L'hanno continuato a costruire e così è arrivata fino ai giorni nostri. Ma tu l'hai acquistata già in linea di volo? Cioè, allora no. O l'hai dovuta restaurare? No, l'ho fatta restaurare, in quanto la macchina che avevamo... avevo acquistato in Lituania ancora, parlo di più di un decennio fa, anche 15 anni fa, e lì l'avevano restaurata completamente e rimessa, non con questa colorazione che gli è stata data dopo, però una macchina rimessa a zero, quindi macchina fresca, diciamo, dal punto di vista sia di cellula che di motore. Richiede particolare manutenzione una macchina di questo tipo? Non è una macchina per tutti, Qua bisogna essere un po' dei meccanici, in quanto richiede una serie di cure, di prevolo, tante piccole cose che necessita proprio per la sua manutenzione spiccia di questa macchina. Ecco, non è per tutti, però un appassionato lo fa. Quindi di fatto ci può dire che tu la conosci in tutti i dettagli. Perché... Allora, io un po' alla volta questa macchina la conosco in ogni sua guida, in ogni sua vite, in ogni suo bullone. L'ho rivista, riparato delle cose, messa a posto. Poi sembra complicata, ma dopo è una macchina, una volta che la conosci, anche dal punto di vista meccanico, abbastanza semplice. Ecco, ha un funzionamento totalmente ad aria, diciamo, in quanto lo start è ad aria, il carrello è ad aria, i freni sono ad aria compressa, i flap ad aria compressa, tutto funziona ad aria compressa.
Questo richiede qualche manutenzione in più? Ma richiede che il circuito d'aria compressa sia sempre bello carico. Non bello carico anche, lo si può caricare, certo. C'è il compressore che lo carica e tutto. Che sia stagno, che tenga, da non perdere aria in volo, ok. Quindi ci sono alcune soluzioni particolari, ma poi particolari, dal punto di vista... Niente, sono delle soluzioni tecniche per dell'aeroplano di per sé. Quindi abbiamo l'elica a passo variabile, adesso è chiuso, ma qua dietro c'è il motore, questi qua sono dei flabelli che vengono aperti e chiusi in base alla temperatura che si legge sullo strumento interno, quindi nei periodi molto rigidi, invernali e di freddo, questi qua vengono chiuse o totalmente o parzialmente, magari in avvicinamento all'aeroporto per l'atterraggio il motore diminuisce di giri, quindi tende a raffreddare un po' troppo. Queste vengono chiuse per mantenere la temperatura al giusto punto d'esercizio. È una macchina abbastanza semplice dal punto di vista di pilotaggio. Ecco, è più impegnativa dal punto di vista di accensione, quindi c'è una procedura ben particolare per accendere questa macchina. Bisogna girare l'elica, spurgare i cilindri, spurgare l'olio, vedere tutte le varie cose, le sequenze ovviamente di portare il carburante ai cilindri, poi al carburatore, il primer, tutte queste cose qua richiedono una certa sequenza fatta con ordine e fatta bene. Altrimenti può verificarsi che anche prende fuoco, non sì, è che. Sì, 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 quindi, sì. Quindi. Devo stare molto attento. Sì, ecco, una volta imparate questa procedura, una volta imparata bene, e ci ho messo un bel mesetto prima di riuscire a impararla bene. E poi è abbastanza semplice. Come vedete la macchina all'interno è abbastanza spartana. Ecco, uno dei comandi che ho sempre notato su questa macchina che mette un po' di inquietudine è l'orizzonte artificiale che è rovescio, giusto? Come sì, tutte le macchine allora, russe. L'orizzonte artificiale questo lavora in maniera rovescia rispetto al nostro, cioè a come siamo abituati a vedere gli orizzonti artificiali sugli aeroplani occidentali. Poi lo si vede anche fuori, sì. Se si va giù o se si va su o come si è messi in assetto. Certamente. Quindi ecco, strumentazione analogica? La strumentazione è totalmente analogica, e diciamo in questo lato qua abbiamo strumenti di navigazione sul lato sinistro, mentre sul lato destro abbiamo strumenti riguardanti il motore. Quindi abbiamo le temperature, pressione dell'olio, pressione del carburante, temperatura dei cilindri, temperatura del carburatore. Qua c'è il voltmetro e l'amperometro. Questo è l'indicatore di velocità che è espresso in chilometri all'ora. L'altimetro, questo è stato sostituito perché il suo originale era in metri. Questo è stato messo in piedi, che va molto meglio qua. Questo è un orologio tipico russo di vecchia data, di vecchio stile. Questi qua sono i due strumenti riguardanti il motore. Questi sono i giri. I giri, a differenza del... come normalmente siamo abituati a vederlo in
migliaia di giri espresso in percentuale, quindi 100%, 80%, 60%, questo qua, la potenza del motore, diciamo. Questo invece è la pressione di alimentazione, che viene gestita da queste due manette qua, che vedete all'interno. Questa è la manetta del gas, mentre questo regola il passo dell'elica. Elica tutta avanti, quindi chiusa. Spostandola indietro, l'elica si apre e quindi l'aeroplano viaggia di più. Allora, lavorano assieme, diciamo, 80 con 80, 60 con 60, 70 con 70, abbastanza istintivo qua. Questo strumento qua, molto importante, è quello dell'aria, la pressione dell'aria. Allora, ci sono due bombole, una di emergenza, che adesso è a 50 bar, mentre l'altra, che è quella di esercizio, che adesso ovviamente facendo delle manovre, una cosa, frenando, tirando qua, si è un po' scaricata, quindi l'abbiamo a 35 bar, comunque sufficienti per dare l'accensione. L'aria la carica da solo con motore in moto. E lui ha di suo con serbatoi pieni sulle tre accensioni, quindi si possono sbagliare tre volte l'accensione. Dopodiché bisogna caricarla con una bombola esterna. Ah, ecco, questa è un po' la particolarità. La particolarità, ecco, non bisogna sbagliare un po' troppo accensioni, specialmente se ci si trova in altri posti che non si hanno a disposizione la magari un compressore esterno, certo. Ma un compressore è un compressore che deve spingere. Non è banale. Almeno 50 bar e che non ne trovi. Non ne trovi. Bene, ringraziamo Alessandro Marangoni, vicepresidente dell'Alpi, ma soprattutto grande appassionato di aerei, in particolare di aerei che hanno queste caratteristiche particolari. E cosa dire, se qualcuno vuole che portarlo in volo, tu lo puoi fare, puoi portare qualcuno in volo se avesse voglia, ci si può mettere d'accordo. Quindi eventualmente potete contattarlo qua all'interno dell'aeroporto Caproni. Quindi per Festivolare oggi è tutto, alla prossima puntata. E con la pedaliera tieni sempre questa blu, hai tutti i posti. Tele 3136 vento calmo 1027 LAC, rullo lato destro, riporta 1027 LAC, 36 pista in uso, riporterà appena pronto.